Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano visto e udito, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Nella solennità di quest'oggi, quella del Capodanno, del primo giorno dell'anno, la Chiesa ha cominciato a celebrare, dopo il Concilio Vaticano II, la maternità di Maria. In verità, Natale, Capodanno ed Epifania, queste tre solennità, sono l'unica solennità, e anche il battesimo del Signore, il tempo del Natale, solo che focalizzano, mettono a fuoco tre aspetti dell'unico mistero dell'incarnazione e della nascita di Gesù Cristo. Oggi ciò che è messo a fuoco è appunto la divina maternità, Maria che concepisce e partorisce il Figlio di Dio. La domanda inevitabile è in che cosa consiste, come riusciamo a penetrare alla luce del Vangelo che abbiamo appena ascoltato, come riusciamo a penetrare la maternità, cosa vuol dire che Maria è madre di Dio? Naturalmente scontato il fatto che fisicamente ha avuto nel grembo questo piccolo e poi lo ha messo al mondo. Ma che cosa significa? Come noi possiamo, con la nostra mente e col nostro cuore, ascoltando questa parola, entrare in questa parola che ci descrive Maria madre, madre di Dio? Beh, mi sono letto e riletto questo testo anche nell'originale greco. La cosa che colpisce è che i pastori poco prima ricevono l'annuncio dagli angeli e gli angeli dicono loro un paio di termini che ricorrono continuamente. Uno di questi termini è difficilmente traducibile, si può tradurre con parola ma anche avvenimento, parola che illumina, che annuncia, che fa capire e interpreta l'avvenimento, cioè quello che sta succedendo, l'evento che sta accadendo in quel momento. Loro lo ricevono dagli angeli, quindi di fatto da Dio, proveniente da Dio. E in base a questa parola, a questo annuncio che loro ricevono, partono, vanno, senza indugio, quindi corrono, sono immediatamente sollecitati e trovano appunto la scena del presepe, Maria, Giuseppe e il bambino. Anche qui vogliono andare a vedere. Visto, riferiscono. Lo stesso verbo è, loro fu riferito dagli angeli, e loro adesso che vedono, riferiscono ciò che Dio, gli angeli, hanno detto loro
ai presenti, è Maria, Giuseppe, il bambino e forse qualche altro, non sappiamo. Ma c'è sempre la stessa dinamica. Un annuncio che parte dall'alto, che illumina l'evento che sta succedendo, e il tramite questa volta sono i pastori. Dunque c'è il fatto e la parola che illumina il fatto. Quando si ascolta questa parola annunciata sull'evento, che illumina e chiarifica quello che sta succedendo, quando questo si ascolta, udito queste cose dette, questa parola pronunciata da parte dei pastori, allora c'è una nuova ricezione, un nuovo accoglimento da parte di Maria, la quale appunto custodisce tutte queste, il testo dice proprio queste parole che sono quelle partite dagli angeli arrivati ai pastori e dai pastori arrivati nel cuore di Maria. Questo mi sembra ciò che ci porta dentro fino in fondo la sua maternità. Maria riceve, certo, ha ricevuto la parola dell'angelo, la prima volta ha creduto a questa parola, c'è tutto il tempo della gravidanza, porta alla luce, ma c'è anche una parola che a lei viene dall'esterno, che viene dagli uomini che sono annunciatori per lei quasi di quello che sta ancora una volta accadendo. E lei queste cose, queste parole, questi fatti eventi, parole eventi, le medita, altra frase, altro verbo cruciale nel Vangelo di San Luca. Sappiamo che meditare è un tipo di traduzione, la parola esatta sembra che sia mettere a confronto, confrontare, esattamente più o meno come quando si compone un puzzle con i diversi pezzi, quando abbiamo noi migliaia di pezzi che sappiamo che in qualche modo sono perfettamente combacianti l'uno con l'altro, ma dobbiamo cercare e trovare quali e in che modo disporli perché davvero combacino l'un pezzo con l'altro pezzo e formino il disegno, cioè e capiamo veramente e vediamo davvero l'evento nel suo significato più profondo e più ampio, perché altrimenti se ci si ferma solo alla materialità di quello che sta succedendo, viene alla luce un piccoletto come vengono alla luce tanti bambini nel mondo continuamente. E invece no, c'è di più. E Maria impara, è discepola, ecco la sua divina maternità. Parte dall'imparare, dal ricevere una parola nella totale eppure ed esclusiva fede dall'angelo, ma poi anche nel ricevere le parole degli uomini che testimoniano dall'esterno quello che già lei sa in qualche modo, ma ancora lo deve capire e comprendere totalmente e pienamente. Questa è questa azione che noi diciamo meditare, poi è un termine molto successivo che è venuto fuori dall'esperienza monastica medievale e soprattutto è venuta fuori nell'epoca moderna, pensiamo tutte alle meditazioni a cui ci ha insegnato, ci ha addestrato Ignazio di Loyola e gli esercizi, la vita interiore e così via. Ma la parola iniziale dice proprio, e questo noi facciamo nelle meditazioni, ma la parola iniziale è veramente questo mettere insieme, ma nel cuore, cioè nel centro della persona, dove c'è il tentativo sia di capire, ma capire amando. Capire accogliendo, capire essendo presi, totalmente rapiti da questo straordinario amore che è misterioso perché si mostra ma si fa capire, si fa penetrare lentamente. Ed è questo, credo, che è il messaggio centrale che noi dobbiamo raccogliere circa la divinità, la divina maternità di Maria che oggi celebriamo. Siamo noi ad essere chiamati ad entrare come Maria nel mistero che celebriamo. Siamo noi ad essere accanto a Maria e forse direi dentro il cuore stesso di Maria, perché lei insegna adesso a noi a confrontare, a mettere insieme, a cercare i pezzi del puzzle della nostra vita, della vita di oggi, della vita del nuovo anno che stiamo cominciando e che ci coglie in mezzo a contraddizioni, stordimenti, paure, difficoltà, speranze e gioie. Ebbene, con pazienza mettiamo insieme questi pezzi, ma non solo con pazienza, con amore e alla luce straordinaria che emana da questa mangiatoia, da Betlemme, che è il bambino Gesù. Soltanto
alla sua luce noi riusciremo a capire, mettendoli insieme i pezzi della nostra vita, a capire come Dio ci conduce, dove Dio ci conduce. Auguri di buon anno a tutti, in nome di Gesù e di Maria.